Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Jurassic World The Game. Arriviamo a 300 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate l'hashtag Jurassic World The Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Oggi faremo un'altra puntata molto rapida e molto veloce perché, come sapete, ho registrato molto tardi. Quindi farò pochi eventi, cercheremo di fare un video da circa 15 minuti se ce la facciamo. Ma andiamo avanti perché oggi abbiamo un po' di novità. Intanto abbiamo i punti GV per prenderci la bustina da 10.000, ma prima raccogliamoci quella gratuita. Ok, questa è sempre molto buona, nasuto cerato poraro buono e qualche punto GV e ci piace così. Vediamo. Ok, andiamoci a prendere quella 24 ore che l'ho messa a fare, perfetto. Si continua. Missione giornaliera, DNA per Morduchino e pure tanto. E ci possiamo fare un altro dinosauro che mi serviva. Ok, tocca per raccogliere 260, wow. E qui ho messo a fare i Diplotator. Non messi a fare tantissimi perché dobbiamo fare il nuovo super ibrido. Quindi stiamo andando verso il nuovo super ibrido. Andiamo a vedere qual è al volo. Allora, tutte le creature super ibridi. Dobbiamo fare il Diplosuco, che mi sembra che io non ho. Allora, Diplosuco si fa con Diplotator livello 40 e Sarcosuco DNA 1500. Siamo a 938, quindi ci vuole ancora un po'. Ma intanto ci prepariamo il Diplotator. Anzi, il Diplosuco in realtà. E ne abbiamo messi a fare veramente tanti. Infatti il DNA adesso si è ricaricato per fare l'altro, perché noi ne abbiamo uno già a livello 20. Quindi mo qua ne mettiamo un po'. Già tre sicuri. Infatti devo usare un sacco di DNA per loro. Perfetto. Se almeno appena abbiamo il DNA pronto e adatto, saremo capaci di creare il nuovo super ibrido. Vai. E metto a fare un altro Diplodator perché a 4100 ci siamo arrivati. Allora, aspetta, per metterlo a fare, faccio prima a fare così. 15, no, 2, ok, 4000. Ammazzate, maledetto. Anzi, me lo accelero e lo metto direttamente già pronto. Tiè. Ok, abbiamo tutti i Diplodator della situazione. Abbiamo pochissimo DNA, quindi non li posso fondere. Quindi per adesso non li mettiamo neanche a fondere. Facciamo direttamente soltanto i level up al 10 a tutti. Quindi ne ho uno da 20, un altro da 20 che diventa uno da 30 e un altro da 20. Quindi me ne mancherebbe un altro. Cioè, altri due Diplodator mi servono. Ok, quindi stiamo già messi abbastanza bene. Siamo pronti anche con i Diplodator. Andiamo avanti, andiamoci a prendere la bustina 24 ore, assolutamente. Mercato. Dove sono le bustine? Mi ricordo mai, ed è qua. Ok. Bustine GV, andiamoci a prendere con 20.000, anzi con 10.000, scusate. Oro puro, perché tanto c'è sempre ancora qualcosa da potenziare. Ok, oro puro, 98.000, 96 dino dollari, molto buoni, ciccia e un altro mastodontosauro. Allora io mi domando adesso e dico, mastodontosauro a quanto ce l'avevo? Sembra che non è maxato neanche ancora sicuramente. Wow, mi chiedo 89 euro per farlo completo, ma manco se mi paghi. Allora, mastodontosauro assolutamente, l'acceleriamo tanto ce l'abbiamo i dino dollari, ne abbiamo raccolti alcuni adesso. Li andiamo a mettere subito fatto, ok, questo ci piace. Abbiamo uno al 30 e quindi uno al 10, quindi abbiamo un piccolo utilizzabile. Che non è male perché comunque 1296, 405 utilizzabile bene anche. Ok, quindi andiamo per potenziarlo. Niente, niente male. Andiamo a vedere che eventi ci abbiamo, che ne andiamo a fare uno o due assolutamente. Io mi direi che mi faccio l'evento VIP e qualche altro evento più facile e arriviamo così a terminare anche questa puntata. Vai, accesso VIP. Ok, si parte. Primo stage, giustamente si parte sempre con l'uno da parte. Il nostro avversario fa il change. Non fa il change, attacca 2. Poi me lo spieghi perché. Ok, io direi di fare un due attacchi per ucciderlo, uno da parte. Grazie. Colasauro, grazie del vantaggio. Si prosegue se non crasha. E si torna dopo il crash. Che te pare che Morduchino almeno una volta non deve crashare, specialmente quando elimina il suo avversario. Che stavolta è rotolato bene. Ok, continuiamo. Veramente penso che muore il mio. Due attacchi, assolutamente. Però Mulzo erbivoro dovrebbe andare giù molto felice con tre. Vediamo un po'. Tre attacchi, uno da parte. Ok.
Adesso dovrebbe morire il mio. Un 3, sempre. Esattamente. E l'ultimo gli dà la botta di grazia. Ok. 5 attacchi sul groppone. Ciao, monolofosauro. Andiamo al prossimo stage. E si continua. Stage nuovo. Uno da parte. Cerco sempre ad andarci molto tranquillo con i dinosauri per utilizzare meno dollari possibili. Mi fa 2 attacchi il maledetto. Sono molto aggressivi oggi questi VIP. Strano. Ok, uno da parte. Quindi il nostro pterodattilo dovrebbe morire col prossimo attacco. Anzi, i prossimi 2 attacchi. Pachycephalosauro attacca 2. Pterodattilo va giù. Ora tocca al nostro carnivoro che dovrebbe dargli un 3 attacchi come è successo prima. Sì, per poco, eh. Se no erano 2 attacchi per un peletto. Peccato. Ok. Riotrodonte va giù. Con gran piacere. 3 attacchi su di noi. E adesso tocca a lui, che gli tira un bel 5 sullo scoppolone. Vada bumbede. Anche questo stage portato a casa non troppo difficile. E si continua, ragazzi. Gli stage diventano sempre più impegnativi, ma noi siamo belli potenti, quindi cominciamo ad utilizzare roba un po' più grande. Uno da parte per noi. Attacca a 2 l'avversario. Sempre molto aggressivi oggi, non so perché. Meglio per noi, facciamo prima. 2 attacchi e uno da parte. Perfetto. Ovviamente la zegotterige dovrebbe fare 2 attacchi. Muore presto sugo. La logica oggi è tutta così, probabilmente. Molto easy, molto aggressivi i nostri avversari. E ci danno un gioco abbastanza facile, sicuramente. Ok. Un attacco passa, 2 attacchi passano e uno da parte. No, ho attaccato 3. Sbagliato. Sono nabbo, raga. Mi sa che per sbaglio ho cliccato 2 volte senza accorgermene. Vabbè, fa niente. Uno da parte ce l'abbiamo lo stesso. Avversario attacca 3 e noi lo massacriamo con il mastodonto. Non ci fa niente. Siamo sempre potenti. Sempre 5. So. Vada bumbede. Vai e così. E andiamo al prossimo stage. Ho dovuto utilizzare qualche dino dollaro, ma ci siamo, ragazzi. Però noto che già la puntata si sta progredendo così. Penso che probabilmente oggi faremo solo questo evento VIP. Mi scuso, ma oggi ho avuto veramente poco tempo. Ho nerdato troppo la mattina per fare i video di Brawl. E ho iniziato a registrare che era già mezzogiorno. Quindi un po' problematica la faccenda. Ok, 2 e uno da parte. No, aveva uno in difesa. Come ho contato male? Ma che è successo? Mi sono distratto per di me sa quello che stavo facendo. Eh sì. Ok, il nostro avversario adesso potrebbe fare un attacco. Perfetto, comunque il vantaggio lo generiamo lo stesso. Non è un problema. Ce lo creiamo se il vantaggio non viene da noi. Ok, qui basta un bel erbivoro che tira 2. E ciaone, bravo Eolambia. Ok, dopo ci abbiamo l'erbivoro Ghiozzo. Con 3 attacchi mi uccide sicuramente. Infatti è quello che fa. Ok, noi abbiamo il carnivoro che non è proprio potentissimo. Non volevo utilizzare, lo uso nel prossimo stage, il nuovo arrivato. Ok, 4-1. Diplodoco va giù. Ok, questo dovrebbe fare 3 attacchi, 4 attacchi per ucciderci. No, 3. Uno lo tiene in difesa, ma noi abbiamo uno in più, quindi il mastodonto adesso fa la sua bella discesa in campo e fa sbemmete. Ciaone. Ok. Andiamo a fare l'ultimo stage. Ecco l'ultima battaglia di questo stage e probabilmente anche di questa puntata, ragazzi. Perché se no vi esce alle 4, 4 e mezza questo video, sicuramente. Uno da parte. Ok, il nostro avversario penso farà uno scambiodino. E mette il triceratopo. 1377, raga. Ma che sta? Ma scherzà. Guardate quanta vita c'ha quel coso. Scusate, fate vedere se riesco a ammazzarlo. Sì, ciaone. Ho fatto bene a mettere l'Indoraptor. Quello lì c'aveva troppa vita. 1 e 2. 9500 sulla faccia. Vai giù, mamma mia. Triceratopo. Il più pericoloso triceratopo della storia. Ok. Ci ha attaccato 1. Noi attacchiamo 3. No, forse la mia attacca 2. Indoraptor, fagli sentire chi comanna. O voi che ci andiamo a prendere il premio a gratis.
Ecco, è arrivato questo che me l'ammazza. Guarda, tre attacchi. Ciao Indoraptor, mi dispiace averti sacrificato così male, ma adesso tocca al nostro Prestosuga e fa boom. Finta. Andiamo a prendere il premio. Andiamoci a prendere la nostra ricompensa oro meritata. Chi è? 240.000, 121.000, 1220 rotti di DNA e pteranodonte leggendario da mettere a fare e sicuramente da sacrificare. Con gran piacere. 1003, sempre perché abbiamo il Vips, che molto presto penso leverò, ragazzi, perché siamo arrivati al 75. Facciamo così, arrivati al livello 75, io mi levo il VIP. Lo prometto. Ok, abbiamo fatto tutto. Siamo belli pronti. No, questa costa troppo, ci vuole. E niente, ragazzi, questa era la puntata di oggi. Spero vi sia piaciuta. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi. Lasciate hashtag Jurassic World Game qua sotto i commenti per ricevere un cuoricino. E mi dispiace se è venuta un po' breve, ma oggi ero in ritardo. Quindi per portarvela lo stesso, la facciamo un po' più corta. Ci vediamo al prossimo video.